Eccoci allora con coach Gazzotti al termine di questa bella partita, una vittoria convincente 3-0 contro San Giovanni in Marignano. Sì, è stata una bella partita, è stata una grande gara, abbiamo finalmente giocato con continuità per tutta l'andamento della partita, siamo stati bravi a rimanere lucidi quando ci hanno rimontato, siamo stati bravi e lucidi e tranquilli quando sono andati via di qualche punto, non abbiamo mai perso la volontà e il coraggio per riprendere a giocare, e questo secondo me ha fatto sì che alla fine portassimo a casa la partita col migliore risultato possibile. Ci andava soprattutto una risposta dopo le precedenti uscite in cui c'è sempre stato qualcosa che di fatto non ha funzionato. Finalmente si è vista una squadra con la testa sulle spalle, sono venute fuori non solo le individualità, una grandissima De Cortes nel corso di questa gara, ma anche un'ottima Farina, soprattutto anche quelle che sono state le correlazioni muro difesa, le ricostruzioni, quindi un bel gioco di LPM. Sì, nonostante abbiamo ancora, sotto questo punto di vista, ancora diversi margini di miglioramento, perché possiamo eliminare ancora diversi errori stupidi e soprattutto quando all'avversario non riesce tutto bene, lì dobbiamo essere ancora più cinici e ancora più determinati. Però oggi insomma l'abbiamo fatto in parte, abbiamo approfittato di queste situazioni e ci siamo portati a casa una vittoria, credo, super meritata. Uno sguardo anche a quello che riguarda la possibile qualificazione alla Coppa Italia, o meglio affrontare una gara alla volta e vedere cosa succede? È meglio affrontare una gara alla volta, cioè noi adesso oggi abbiamo fatto una grande partita, i nostri problemi li conosciamo, le nostre mancanze le conosciamo, sappiamo dove dobbiamo e su che cosa dobbiamo lavorare, quindi noi adesso pensiamo, cioè non dobbiamo pensare che oggi abbiamo risolto tutti i problemi della stagione, perché poi se tu abbandoni e molli un po', ricadere è un attimo, per cui noi martedì ritorneremo in palestra pensando alla prossima partita e poi dopo alla fine del girone vedremo qual è la nostra posizione. Ed è questa gara allora come un punto di partenza, non come un punto di arrivo. Settimana prossima arriva Offanengo, una squadra comunque ostica, una squadra tosta che può mettere in difficoltà Mondovì e non solo in molti fondamentali, sarà comunque ancora una gara a viso aperto. Certo, come lo sono tutte, cioè, credo che squadra Materasso nel nostro girone faccio fatica a trovarne, quindi ogni squadra che affronteremo andrà affrontata con massimo rispetto, con la fiducia e la consapevolezza di essere comunque all'altezza, ma senza mai sottovalutare nessuno. Grazie coach Gazzotti. Grazie a voi.